Oltretutto, capiamoci, lo vedremo meglio, l'ideologia non ha nessun interesse a dire le cose che ho detto, cioè non riflette su se stessa. È, io credo, quello che ho detto, ma non lo dirà mai, perché non è interessata. L'ideologia vuole funzionare, non vuole pensare se stessa. L'ideologia è pensiero che nasce sporco, che nasce con la volontà di agire, non di pensare. E insomma è in un punto, è in uno spazio intermedio fra la filosofia, intesa come qualcosa che all'ideologia assomiglia molto, ma si sforza di essere consapevole, critica e consapevole, e lo slogan, cioè la battuta. È un pensiero che è pensato solo una volta da qualcuno e poi viene iterato, viene applicato, viene adoperato come chiave interpretativa e produce effetti a volte di reale penetrazione nella realtà, a volte comici, ovviamente, quando è un'applicazione di un teorema che palesemente non spiega più niente. E allora a quel punto qualcuno da dentro l'ideologia dice: beh, proviamo a cambiare qualche cosa dell'ideologia per tentare di catturare qualche elemento empirico in più. E a quel punto si scatenano le guerre ideologiche, le guerre fratricide, di scomuniche reciproche al grido di eretico traditore. Questo perché l'ideologia non sopporterebbe molto il mutamento. Vorrebbe spiegarlo, non esserne spiegata. Vorrebbe intercettare una qualche legge o verità della storia e della politica. Utilizzarla, l'ideologia è essenzialmente strumentale, il pensiero è strumentale, utilizzarla per agire politicamente, ma non stare continuamente a ripensare, no, pensare, abbiamo già pensato. Tant'è vero che quando il marxismo, che è stata la più vitale di queste ideologie, che aveva l'idea che, l'idea dialettica, che il pensiero non può ossificarsi e bisogna ripensare continuamente. O si bloccava e generava dei mostri come il Diamant, o finiva a creare continue eresie. Tutte le volte che cercava di muovere se stesso per inseguire e spiegare il movimento della prassi, qualcuno gli poteva dire: stai dicendo una cosa che Marx non ha detto. Anche il cosiddetto marxismo occidentale rispetto al marxismo sovietico. L'ideologia si trova bene quando spiega una volta per tutte. Dunque, non esistono ebrei buoni. Lo neghiamo a priori. Dobbiamo avere una risposta chiara, immediata, incontrovertibile. Come non esistono capitalisti buoni, come non esistono protestanti buoni. E se ci mettiamo a pensare troppo, diventiamo ciò che l'ideologo odia, cioè il filosofo. Dicendo quello che abbiamo detto anche che l'ideologia, quando esordisce e calca per la prima volta le scene della storia, non è mai sola. Poi magari vorrebbe essere, vorrà essere. A un certo punto interviene quello che gli studiosi degli ideology studies chiamano l'electoral term, più banalmente. Si stabilizzano in Occidente le democrazie pluralistiche rappresentative che funzionano attraverso partiti, partiti che hanno un'ideologia
che però non possono affermare immediatamente come ideologia esclusiva ed escludente. Quindi si addomesticano. Ma al di là di questo, quando nasce un'ideologia, nel momento in cui vedremo come e perché, perché c'è la data di nascita dell'ideologia, quando nasce, non è mai da solo. L'ideologia implica pluralismo. Poi il suo obiettivo teorico massimale, first best, è rimanere da sole. Ma la sua origine è un'origine plurale. Si trova in mezzo a altre ideologie, a nemici. Cioè, quando hai un nemico, vuol dire che non sei da solo. L'ideologia sta in un contesto di lotta. Un'ideologia è polemica. Naturalmente, come vi dicevo, quasi sempre rifiuta di essere definita ideologia. Dico quasi sempre perché a un certo punto è diventata talmente prorompente la sua energia che perfino il marxismo diceva di sé di essere un'ideologia. Il PC invitava i compagni alla lotta ideologica. Perché avevano perduto l'idea, che adesso vedremo, di coscienza rovesciata. Insomma, ideologia voleva dire pensiero che si sporca le mani nella politica, ma di solito l'ideologia dice appunto, l'ideologia sei tu, io sono dottrina. Io sono dottrina, la mia è una critica scientifica, questo sì. Che cosa voglio dire scientifica lo vedremo, ma insomma, ripeto, è al tempo stesso soggettiva il mio punto di vista, ma è anche oggettiva, coglie l'essenza. Ecco, coglie l'essenza. È soggettiva e oggettiva, è pratica, cioè individua o inventa una soggettività sociale. Non è una cosa che si fa a tavolino, l'ideologia. È un bisogno storico che assume un nome e una identità. È profondamente inserita, vi dicevo, sporca di politica. È profondamente inserita nella prassi. È condizionata socialmente, politicamente, economicamente. Ma sarebbe un errore fatale, soprattutto da buttare via tutto. Sostenere che l'ideologia è condizionata, mentre ci sono forme di sapere incondizionate. Guardate, questo è il dato ideologico più potente che agisce nel nostro mondo di oggi. Voi potete parlare con qualunque scienziato, anche più aperto, lui arriva fino a capire i rischi impliciti nel fatto che la scienza possa venire utilizzata male. Ma l'idea che il sapere scientifico sia un'ideologia, per carità, quando hai mal di denti lo benedici quello che ha inventato la pastiglia che ti fa andare via il mal di denti, no? Per cui dire ideologia non vuol dire insultare qualcuno. Però mai troverete una persona che pratica le scienze della natura o anche dell'uomo a consentire al fatto che quello è ideologico. Al massimo ti dico, sì, è stata utilizzata male. Che non c'entra niente, noi non stiamo parlando di utilizzazione, stiamo parlando dell'origine, non
della fine. No, la differenza tra filosofia, fra alcune forme sofisticate di filosofia e l'ideologia, è che alcune forme sofisticate di filosofia sono capaci di pensare alla propria origine. Non di negarla, né di superarla, né di uscirne. Il che spesso le paralizza, perché la filosofia non nasce per agire, tranne che non sia un idealista platonizzante o hegeliano che pensa che la filosofia ha in sé la destinazione al mondo. Questo è un modo per pensare alla filosofia. Ma certamente una filosofia, quando sboccia nella mente di un filosofo, non sboccia per motivi pratici. Mentre invece una ideologia sì. Finora vi ho parlato delle strutture delle ideologie e delle dinamiche delle ideologie. Manca tutto, cioè manca chiedersi perché funziona così e da quando. E da quando funziona così. Detto in un altro modo, qual è l'origine dell'ideologia? Io vi ho appena detto, se ci avete fatto caso, quello che vi ho detto assomiglia molto alla caverna di Platone. Ma perché non è la caverna di Platone? In che cosa c'è una differenza fondamentale? Che la caverna di Platone è quello che vi dicevo, cioè è la mossa idealistica per cui il filosofo si rifiuta davanti al non senso del mondo. No. La Repubblica Politeia è stata scritta per rispondere alla tesi di Trasimaco. La tesi di Trasimaco è la tesi del non senso della politica. Cioè, non c'è giustizia, perché la giustizia è banalmente un totu cretum, un inferum, all'otrio magazzone, cioè è facile, è la giungla. La vita umana associata non è altro che disordine in cui si riconosce una legge non ordinativa che è il più forte detta. Si poteva dire con Eraclito, alcuni fa nascere dei, altri uomini, alcuni eroi, altri no, alcuni maschi, altri femmine. Cioè, fare il discorso sapienziale. Invece, con Platone comincia il discorso filosofico aggressivo. E la prima forma di aggressione fatale e fenomenale è la costruzione della metafisica. Cioè, per rispondere a Trasimaco, ti devi inventare la metafisica. Cioè, ti devi inventare che non quello che vedi non è l'ultima cosa di questo mondo. Quello che vedi lo vedi male, finché non compi quel percorso dal mondo al sopramondo per poi tornare al mondo. Ci sono voluti 8 libri della metafisica per rispondere al primo, dove c'è Trasimaco, poi c'è il decimo che forse è un'altra cosa. Comunque, inventarsi la metafisica per dar senso al mondo, che è quello che abbiamo sempre fatto in Occidente, che continuiamo a fare, che forse non si può non fare, chiamando la metafisica in un altro modo, facendo finta che l'abbiamo ripudiata, dicendo che non è vera, tutto quello che vogliamo, ma è un continuo movimento di aggressione nei confronti del dato, l'aggressione. Voi direte, ma non si può fare diversamente. Mica vero. Riprendete tutta la cultura cinese, è tutta fondata sull'esatto contrario. E funziona meravigliosamente. Nessuna aggressione. Prendi quel che c'è e ci passi in mezzo. Non adoperi il pensiero per rifare il mondo.
semplicemente per abitarli. Poi è chiaro che col nostro approccio si arriva prima alla tecnica, certo, come no. Col nostro approccio si inventa il cristianesimo, come no. Col nostro approccio si fa di tutto, ma è il nostro. Dentro questo approccio c'è l'ideologia che lo semplifica. Perché la caverna non è ideologia? Dunque, premesso che, poi lo vedremo meglio, c'è un bel mucchio di autori, filosofi che dicono che la caverna è ideologia ed è la matrice di tutte le ideologie e che Platone è totalitario e che chiunque faccia metafisica è totalitario. Ovviamente io non sono per niente d'accordo, ma insomma vedremo come e perché ci si arriva a questa concezione totale per cui la filosofia coincide con l'ideologia. È la stessa cosa, non c'è differenza. Io vi dico, c'è differenza perché? Perché c'è, prima di tutto, nella filosofia un discorso sull'origine, che è un discorso non solo critico, ma autocritico, e l'ideologia con l'autocritica non va d'accordo. E poi, perché l'ideologia vuole, è semplificata, e vuole muovere le passioni, e vuole agitare pezzi della città, se vogliamo. Mentre invece la filosofia non si muove per nulla di meno che per la ridefinizione del mondo e se in questo obiettivo di ridefinizione incontra pezzi di umanità, va bene, ma il suo obiettivo è un altro. Il suo obiettivo è la spiegazione. La spiegazione. Mentre interagiamo. Per cui Platone mette in piedi un meccanismo che può essere adoperato, semplificato, come matrice dell'ideologia. Certamente, perché l'ideologia è quello. Ma in Platone, che pure ha una proiezione pratica evidentissima, Platone vuole comandare, no? In Platone non c'è la certezza ideologica, c'è una serie di incertezze e poi la prima delle quali, fondamentalissima, benché poco sottolineata, la filosofia nasce a caso. È un caso, è una contingenza. Il filosofo è un tizio che a un certo punto ha un modo di pensare diverso dagli altri. Dentro la caverna sono tutti legati, poi dice mettiamo che qualcuno venga slegato, non si dice da chi né perché. Ci mettiamo che venga trascinato con dolore e sofferenza fuori da l'inizio è incerto. L'inizio della costruzione del mondo certissimo è incerto. L'ideologia non ammetterà mai di avere un inizio incerto. L'ideologia nasce su un dogma. Vi sto dicendo quello che vi ho già detto, non è capace di autocritica. E poi, altra grande differenza, e questo ha a che fare con la genealogia, perché siamo partiti dalla domanda, perché c'è l'ideologia? L'altra grande differenza è che dentro la parola ideologia c'è l'idea che la politica è uno scontro di idee che vogliono realizzarsi. Se voi prendete la parola ideologia e la prendete sul serio, voi capite che dentro la parola ideologia c'è questo, cioè che la politica è fatta dal conflitto delle idee che vogliono. Questo vi dice una cosa su cui torneremo ripetutamente, che vi anticipo. Vi dice che l'ideologia è moderna. Non basta la macchina metafisica per spiegare l'ideologia. Certo, l'ideologia è
dentro la macchina metafisica, ma ne è una specificazione debole sotto il profilo teoretico e soprattutto l'ideologia si insedia in un'epoca in cui la politica non può essere pensata altrimenti che come scontro di idee. Voi direte, ma la politica è sempre stata pensata come scontro di idee. E io vi dirò, non è vero niente. La politica è sempre stata pensata come scontro, sì, ma non di idee. Scontro bello robusto di Oriente e Occidente, di ricchi e poveri, di cristiani e pagani, finché volete. Ma di idee, mai. Perché ci sia un'epoca in cui la politica viene pensata come scontro di idee, ci deve essere un'epoca in cui non c'è più il fondamento della politica. In cui non sai letteralmente a che santo votarti. E allora ti inventi le idee. Dante non fa ideologia. Dante farà ben politica polemica. Santo cielo, mette tutti all'inferno, ne ha per tutti, maledice tutti. Bene, non è ideologia. Dire che la monarchia è un testo ideologico è un discorso da pazzi. Okay. Perché nella monarchia non c'è, benché sia un discorso dogmatico. È completamente fuori tempo, non è ideologico. Non c'è il dover essere. Stiamo dicendo sempre la stessa cosa. L'ideologia è il modo di far politica in un'epoca in cui non c'è più l'essere. E allora se non c'è più l'essere, ci deve essere il dover essere, ovviamente. Dante non conosce il dover essere, conosce l'essere. E misura la politica sull'essere e dice, come tutto il pensiero medievale, non è Dante, Dante ve lo dico per semplificare, come vedete, il pensiero medievale dice l'essere è questo, se c'è una deviazione è il peccato e la politica consiste nel riportare la deviazione dentro la rotta giusta. No? Il delirante va riportato dentro il solco. Questa non è ideologia. L'ideologia è dire tu sei portatore di un delirio strutturale che non ha in comune con me nulla, mentre per Dante è impossibile non avere in comune nulla. Perché perfino Maometto ha in comune con noi qualche cosa, cioè è un eretico. Vuol dire proviene da noi, se ne è allontanato, è finito giustamente all'inferno, ma non è il non essere. Non può essere il non essere. Mentre invece nell'età moderna, non essendoci l'essere, ci sono soltanto delle idee. E allora le idee possono ben essere estranee l'una all'altra, totalmente, radicalmente, o meglio, possono credere. Possono presentarsi come, possono concepirsi come estranee l'una all'altra. Poi dicono tutte la stessa cosa, come vedremo. Assemblano in modo diverso gli stessi quattro concetti. Però, non essendoci un fondamento ontologico della politica, non c'è altro rapporto fra di loro se non polemos. La guerra, l'esclusione. Se la politica è stare nell'ordine dell'essere, allora dentro l'ordine dell'essere c'è il conflitto fra i ricchi e i poveri. E allora tu dirai, bene, il conflitto fra i ricchi e i poveri viene risolto attraverso la dottrina del bene comune. Oppure è giusto che vincano i poveri, oppure è giusto che vincano i ricchi. Però è dentro l'essere. E quando non hai più l'essere, che non sai cosa fare,
E allora dice, ci vuole la giustizia. Cioè, le teologie sono come delle bolle di sapone, l'una plurime, ma l'una indipendente dall'altra, tutte portatrici soltanto di dover essere. Attenzione, sono tutte nate dall'essere, ma da un essere lacerato, che non viene più riconosciuto come fondamento. Ovviamente questo essere nella storia prende un nome che è Dio. Quando non si può più dire che il fondamento della politica in un ordine che, dopo molte mediazioni, in ogni caso ben fondato perché divino e quindi giusto, allora tu hai davanti a te il nulla di Dio e ti inventi, sei costretto a inventarti modelli di politica fondati su delle idee. E non hai un terreno comune, non c'è terreno comune con gli altri. Allora, noi col nostro sguardo storico-filosofico vediamo che invece il terreno comune c'è ed è la modernità europea delle guerre civili di religione. Vediamo che il terreno comune c'è e vuol dire appunto quello che vi ho appena detto. E vediamo che le ideologie nascono da quel terreno comune laceratissimo. È tanto lacerato che non riescono a riconoscersi. Cioè, voi pensate che i comunisti si sono pensati come, e dunque era la forma più sofisticata di ideologia, si sono pensati come l'opposto dei capitalisti. No? Lotta mortale. Quando palesemente dicono la stessa cosa, fanno la stessa cosa, sono dentro lo stesso spazio, allo stesso tempo, differiscono di nulla. Eppure differiscono di tutto e hanno pensato di differire tutto. E abbiamo avuto il Novecento che è stato fatto del conflitto mortale fra queste due cose, che erano, non potevano pensarsi nemmeno come eresie l'una dell'altra, erano mostri alieni, l'impero del male. Questa è ideologia. Questa è ideologia. Ci deve essere un vuoto in cui tutto ciò naviga, o meglio, tutto ciò naviga in un terreno pienissimo, ma talmente contraddittorio che viene percepito come un vuoto di ordine, un vuoto radicale. E sono due vuoti. Primo, un vuoto metafisico, non c'è più Dio, cioè non ti serve più, non puoi più adoperarlo per fare certe cose, poi lo puoi sempre pregare nella tua coscienza, giustamente. E l'altro vuoto è che questo spazio storico è pieno di capitalismo. E il capitalismo è mobilitazione totale, c'è poco da fare, cioè non ti consente di riconoscerti sulla stessa barca. Quando qualcuno ti dice siamo sulla stessa barca, sta facendo ideologia. Chiaro che lo dicono tutti, sta facendo ideologia. In realtà le contraddizioni sociali reali sono talmente profonde che se si ha fede nella politica, devi interpretare quelle contraddizioni come un nulla di ordine e devi interpretare la politica come la creazione di ordine sulla base di idee. Ho detto l'altra cosa fondamentale perché ci si deve agire. Cioè, pensare, e questo è molto, molto moderno, pensare alla plasmabilità infinita della nostra condizione, cioè che non siamo inchiodati in un destino. Detto in un altro modo, condizione dell'ideologia è affidare alla politica il compito di realizzare l'umanità. Se tu dell'umanità non ti importa niente, o se pensi che l'umanità si realizzi attraverso qualche cosa d'altro, non c'è più l'ideologia. Poi la politica c'è ancora, ma è puro potere. Insomma, l'ideologia è un dover essere. In assenza dell'essere.